Intanto cerco di spiegare di cosa si tratta, perché ho letto commenti abbastanza impropri. Il tema sono i social, ben più dei videogiochi. Il libro mette insieme le audizioni e c'è una prefazione che ho scritto io. Quello che è stato detto mi pare in linea con quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dicono la maggior parte degli studi scientifici, almeno quelli che ho letto io, e cioè che la sovraesposizione al web sulle menti ancora in formazione dei più giovani altera i circuiti neurologici e li espone di fatto a dei danni che poi rischiano di diventare permanenti perché il cervello è in formazione. Io non ho nulla contro i videogiochi, mio figlio è un appassionato di videogiochi, ma come tutte le cose andrebbero usati con equilibrio. Capisco il fascino, capisco il piacere, so perché lo so e ho alcuni amici anche che ci lavorano, ma come tutte le cose, parlo del web in generale ma anche dei videogiochi, posto che il tema dal mio punto di vista più urgente sono i social, vanno regolamentati semplicemente. Sono assolutamente convinto, ma magari mi sbaglio, magari sono vecchio, magari ho poca esperienza diretta, sono assolutamente convinto che tutto il resto sia più formativo. Leggere un buon libro, guardare un buon film, annoiarsi e quindi di conseguenza la noia è il presupposto della creatività, giocare all'aria aperta, fare sport, stare con gli amici, parlarsi, guardarsi in faccia. Ritengo comunque che non sia paragonabile il tipo di vita spesa da soli davanti a una console, sia pur connessi con altri giocatori in ogni angolo del mondo, rispetto alla vita in cui devi inventarti qualcosa, devi utilizzare la fantasia, devi sviluppare l'intelligenza. A me preoccupa, io non ho davvero nulla contro i videogiochi, ma sono atterrito dai dati che continuo a leggere anno dopo anno sempre peggiori sul malessere psicologico dei ragazzi e sulle difficoltà nell'apprendimento dei ragazzi. Facciamo parlare adesso Raiden. Anzitutto buonasera senatore, io mi chiamo Gianluca Verri, lavoro su YouTube e su Twitch e oltre a essere un simpatico ragazzo sponsorizzato dalla Nintendo sono anche laureato in lettere con specializzazione in comunicazione ad indirizzo editing e giornalistico. Se siamo qui è perché in quel servizio c'è stata una generalizzazione, aver messo nel calderone un sacco di roba in una maniera abbastanza superficiale, tanto da sfociare in quella che secondo me era ravvisabile una sorta di retorica sensazionalistica, perché se partiamo con le proverbiali mani avanti e dire io non ho nulla contro i videogiochi, dobbiamo capire allora di che cosa stiamo parlando stasera, altrimenti non saremmo qui a parlarne, altrimenti non ci sarebbe stata tutta questa sensazione provocata dal suo intervento al TG1. Sono del parere che ci sia stata una generalizzazione soprattutto sul discorso stiamo così, ovvero c'è stata una diminuzione del cui e tutte queste situazioni di cui oggi parliamo da quando le console dei videogiochi sono entrate nelle nostre case, una cosa che risale in realtà a una quarantina d'anni fa, le console che entrano nelle nostre case. Questa era una doverosa premessa per farle capire perché stiamo discutendo qui oggi, perché poi in virtù di quello che ha detto lei oggi, che sono tanti per me, secondo me, io penso che il videogioco sia comunque un'esperienza meno valida di quella che può essere attingere alla vita reale di tutti i giorni, secondo un indice di priorità che lei sta stabilendo arbitrariamente. Non siamo qui a voler promuovere il videogioco come panacea di tutti i mali, come qualcosa in cui rifugiarsi perché è meglio della realtà. Io stesso sono uno che, nonostante lo faccia di lavoro, ma non solo, insomma, anche con grande estrema passione, sono assolutamente d'accordo sulla volontà di alternare, avvicendare la vita reale a quelli che sono i videogiochi, fermo restando che le due cose spesso possano avvicendarsi e alternarsi in una maniera più armoniosa di quanto non possa pensare lei. Sono assolutamente convinto, inoltre, avendo letto il suo disegno di legge, che i giovani debbano avere una regolamentazione, ma che questa debba dipendere soprattutto in gran parte dalla volontà dei genitori di abbracciarla, perché se nel disegno di legge si va a leggere che, diciamo, si vuole puntare sul, leggo testualmente ma anche parafrasando un po', vietare la vendita e il possesso di strumenti di telefonia mobile e di comunicazione elettronica ai minori di anni 14 anni che per condizioni di esigenze oggettive necessarie, capiamo senatore che c'è un vizio di fondo, perché i genitori acquistano il telefono ai ragazzini, come i genitori irresponsabili possono anche acquistare le sigarette ai ragazzini, allo stesso modo possono fare accedere questi ultimi ai dispositivi mobili che poi li alienano in qualche modo. Se non si responsabilizzano i genitori, che sono gli stessi genitori che lei ha messo sull'attenti con una forma di sensazionalismo in quel servizio,
quindi spaventandoli, se non si responsabilizzano e non li si abituano a conoscere il medium videoludico, social, web o quello che è, con la giusta cognizione di causa, lì si spaventano e si produce l'effetto contrario, fermo restando che poi il disegno di legge mi trova concorde in più punti. Quindi ora come ora non stiamo discutendo del suo disegno di legge, non stiamo discutendo delle sue intenzioni a monte di questa discussione, ma di questo calderone in cui sono state messe insieme un sacco di cose che invalidano in parte la sua stessa posizione e la derubricano a quello che in questi giorni abbiamo visto come intervento da ignorare, perché sempre ascrivibile al solito boomer, che non è qui, non è l'accusa che vogliamo darle oggi. Capisco perfettamente e temo anche di non rientrare nella categoria dei boomer per ragioni anagrafiche. Ma sono d'accordo, ma è per questo che ho scritto il libro, perché se ne parlasse, perché secondo me il problema c'è, non secondo me, il problema credo che sia evidentemente reale, diciamo, no? Poi si può discutere su come affrontarlo, insomma vorrei che si parlasse della questione. Io credo che già la consapevolezza dei genitori nel momento in cui vedono comparire sul display del loro telefonino le ore di uso che fanno i loro figli del loro telefonino, già questo potrebbe aiutare a affrontare la situazione o quantomeno scoraggiare dall'ignorarla. La verità questo è che nel mondo dei videogiochi già esiste da tempo, comunque, sì, il parental al controllo. Lo so, ma non lo sanno i genitori. Cioè, lo sapete voi addetti ai lavori, lo sanno pochi genitori che hanno voluto condividere coi figli la loro passione e informarsi realmente. La larga maggioranza dei genitori non lo sa e preferirebbe non saperlo. Io vorrei che tutti sapessero come sono le cose. Il punto focale è educare i genitori ad educare i propri figli, forse. Questo è il punto di partenza, questo è il presupposto per poter poi affrontare la questione. Sostanzialmente, senatore, mi faccia capire, lei ha usato un po' la paura, se vogliamo, le maniere forti, la sensazione, come scudiscio per far capire ai genitori che c'è un problema, che esiste un problema. Però abbiamo capito che questo tipo di reazioni non va bene. Questo tipo di reazione non va bene perché si rischia di produrre, come le dicevo, l'effetto contrario. E soprattutto cerchiamo invece di venirci incontro nel 2022 con dei dialoghi fatti da persone ferrate in quest'ambito. D'altro canto, nel suo stesso libro, cioè il professor Rivoltella sostiene che ci sono ricerche che suggeriscono il rischio di un impoverimento cognitivo in epoca digitale, quindi senza fare neanche riferimento diretto ai videogiochi. È altrettanto vero che il ricorso all'uso dei videogiochi, quindi qui lui sì cita i videogiochi, potenzi l'uso del nostro pensiero. Pertanto è una posizione che dovremmo chiarire, che è anzitutto quella sua, nel senso, perché in un discorso fatto di tanti secondo me la vita reale è meglio, non possiamo introdurci, non possiamo inserirci, perché le sue convinzioni rimarranno tali. Cioè, se lei pensa che tempo di qualità da spendere con i suoi figli o per i suoi figli sia andare a fare una partita a pallone fuori all'aria aperta, nessuno le vuole fare cambiare idea. Il problema è che noi questi genitori non li possiamo, ribadisco, terrorizzare, perché si produce l'effetto contrario, a causa del quale gli stessi genitori poi vanno a lamentarsi che un gioco è violento. È una lamentela questa qua dei giochi violenti che generano emulazione, risalente a una decina d'anni fa. 30 ne abbiamo secondi, Raiden. Anche sui nostri canali, pur avendo visto e avendo ignorato, perché è vero che i genitori vogliono ignorare pensando che quello sia un ambito tendenzialmente sicuro e non di loro competenza, e quantomeno sgravarsi di quel peso che deriva già da altre mille cose a cui stare attenti per quanto riguarda i figli, pur avendo visto che sulla custodia del gioco c'è un 18 più quando è a casa, e quindi non appellandosi a quello. Per cui ben venga un atteggiamento di responsabilizzazione nei genitori, nei confronti dei genitori, da parte dei genitori e anche da parte nostra nei confronti dei genitori, però è anche vero che non possiamo spaventarli sti benedetti genitori, se no, ripeto, saremo sempre punti a capo qui a fare discussioni in cui poi alla fine ci ritroviamo lei con le proverbiali mani avanti, non ho nulla contro questo, non ho nulla contro. E non facciamo discussioni fertili, facciamo discussioni poco proficue che alla fine ci ritrovano più o meno tutti d'accordo, seppur con sfumature diverse. Allora, apprezzo e condivido lo spirito, e fosse per me chiunque si iscriva a un social dovrebbe farlo in chiaro depositando un documento, poi puoi navigare con un nickname naturalmente, ma se commetti un reato, così come c'è una legge che mi impone di girare per le strade con un documento di identità in tasca, con il volto riconoscibile,
così sul web. Però per fare queste cose bisogna che si parli del problema. Ma ripeto, e non credo che sia tutta colpa del web, men che meno tutta colpa dei videogiochi, ma sono sicuro che il web, in parte anche i videogiochi, ma soprattutto il web e i social, contribuiscono ad aggravare un problema che è già sufficientemente grave. Insomma, ai miei tempi io non conoscevo nessuno dei miei, tra i miei coetanei, quando avevo 14 anni, in cura da uno psicologo. Oggi la maggior parte, vi assicuro, la maggior parte dei miei amici di allora ha figli in cura da uno psicologo. Scusi, senatore, se la interrompo, però qui mi permetto di dirle, tutti dovremmo forse aprirci un po' di più ad andare da uno psicologo, io non parlerei neanche di cura. Ma già quando ero piccolo io, appena si sentiva parlare di psicologo, si pensava che il bambino fosse pazzo, quindi veniva tacciato di quell'aura di ritrosia a fare questo passo, ovvero di mandarlo a uno psicologo. Quindi non si può fare il paragone tra i suoi tempi, neanche i miei, di quando ero piccolo io, sono un po' più giovane di lei rispetto ad oggi. C'è più sensibilità nei confronti del problema e si demanda una figura professionale che possa fare, diciamo, si vada allo psicologo per approfondire se stessi. Se negli Stati Uniti il tasso di suicidi tra le ragazze negli ultimi 7 anni è raddoppiato, sarà un segno di malessere oggettivo o no? Male, direi c'è io. Più apprensione adesso, più tendenza ad essere attentivi, è un altro discorso, però c'è anche più sensibilità nei confronti dei giovanissimi che vengono ascoltati di più e vengono fatti ascoltare da figure professionali. Non c'è dubbio. Chissà quante persone si sarebbero potute salvare magari da dipendenze da eroina o dal gioco d'azzardo e da tanti altri problemi che esistono da prima dei videogiochi, con uno psicologo a fianco che li seguiva. Voi dite sono in crescita perché si portano più, perché vengono diagnosticati di più? Anche. È possibile, ma non credo che sia solo questo, capisci? Abbiamo sensibilità diverse a questo riguardo. Qui non sicuramente, credo, non penso. Sicuramente non in parte è così. Senatore, allora io in realtà mi permetto di dirle che comunque apprezzo la sua presenza qui e il suo intervento, sul quale non avrei sperato, soprattutto considerando la risposta telegrafica che derubricava il nostro intervento a di parte, insomma, come ragazzi sponsorizzati a Nintendo, non so se si ricordi, io ripeto, l'ho presa a ridere. Non mi sono preso più di tanto, anche se mi sono sentito un po' senza possibilità veramente di avere un contraddittorio che oggi stiamo avendo, quindi per me questa è una cosa già importante. Detto questo, però, oggi abbiamo sentito tanti, torno a dire, da parte sua, per me, secondo me, se secondo lei, ripeto, il videogioco non è, non siamo qui a farle cambiare idea, laddove in realtà sono esperienze di vita reale attraverso l'alterità della virtualità, cioè del loro essere virtuale, perché magari molti conferiscono con persone reali, sapendo, avendo contezza, avendo cognizione di causa del fatto che siano persone reali, ma attraverso quello che in realtà diventa un supporto, una piattaforma, un tramite, che è la virtualità dovuta dai social, dovuta ai videogiochi e via dicendo. Io piuttosto sarei curioso di capire come mai si è detto, non soltanto al servizio del TG1, l'uso che non può che degenerare in abuso. E attenzione, uno potrebbe pensare è stata una questione di tempi stringati in cui il senatore si è dovuto esprimere così, ma se andiamo a leggere la descrizione in Coca Web, nel suo libro su Amazon, c'è scritta la stessa cosa, ovvero l'uso che non può che degenerare in abuso. Vogliamo ridurre a relativizzazione ciò che lei ha espresso con un concetto di assolutizzazione nel suo libro, che non è assolutamente pertinente? Cioè, potrebbe essere cambiata quantomeno la descrizione del libro, così che chi lo va ad acquistare... Allora, mettiamola così, visto che ci stiamo parlando civilmente, e mi dispiace che lei abbia pensato che non mi sarei prestato, perché sono sempre prestato al confronto con chiunque, semplicemente il video questo che lo devo fatto, dire, il senatore ha accettato subito, super sportivo. Ieri ho fatto intento di essere stato smentito. Sa, ho accettato un altro invito, chi mi invita io vado, pur essendo sistematicamente in minoranza su questo tema, in questi contesti non avverto nessun tipo di disagio e men che meno mi sottraggo. Beh, però in televisione l'hanno lasciata parlare senza contraddittorio, qui sul web un po' di contraddittorio glielo dobbiamo fare. Ma anche oggi siete 4-1, ieri pure, ma non c'è alcun problema davvero. Con la TV di Stato non c'era nessuno contro di lei però. Ma infatti, va benissimo così. Il video, Raiden, la mia risposta che lei dice sprezzante, simpaticamente, per questo dicevo simpatici ragazzi sponsorizzati da Nintendo, simpatici perché mi sembravate simpatici, uno dei due ha la maglia Nintendo, mi par di capire che voi campiate grazie ai videogiochi, cosa più che legittima, naturalmente ci mancherebbe.
basta, era la fotografia della realtà per come l'ho vista e percepita in quel momento. Sì, no, ma lì. Il discorso dell'uso che non può che degenerare in abuso, non ci siamo arrivati. Perché quella frase? L'uso che non può che degenerare in abuso è legato al fatto che quanto ci è stato detto da neurologi, io mi fido dei neurologi, hanno fatto questa associazione. Quindi mi verrebbe da pensare e da intuire che il titolo Coca Web a questo punto sia un po' clickbait, come diciamo noi qui sul web. Forse è questo il punto. È un titolo forte che sintetizza una realtà. Ha usato questo titolo per attirare un po' più di audience. No, esatto, ho usato questo titolo perché è quello che più meglio sintetizza quanto c'è stato detto da Manfred Spitzer, per dire il primo udito, e quanto ancora nei giorni scorsi sosteneva il primario di neurologia infantile del Bambin Gesù. Punto. So, la dottoressa vuole aggiungere qualcosa o siamo a posto? Una cosa brevissima, abbiamo parlato tanto dei giovani, soprattutto quando c'è un problema, la cosa che può essere più d'aiuto è parlare con i diretti interessati, mm-hmm. Quindi parlare con i giovani invece di parlare dei giovani. Io è per questo che stavo qua, speravo di trovare sinceramente degli, giovane, interlocutori più giovani, lo dico con rispetto. Allora, Giorgio è un giovincello. Non è colpa dei miei capelli bianchi. Comunque, siamo diversamente giovani. Grazie mille, senatore, per aver accettato l'invito e il confronto, ovviamente. Grazie a voi. Le auguro una buona giornata e buon lavoro. Altrettanto. Ringrazio molto anche la dottoressa Viola Nicolucci, ringrazio Raiden, ringrazio piacere. Giorgio, spero che questa live sia servita a qualcosa, ovviamente. Grazie a te Giorgio, grazie Raiden, grazie mille dottoressa. Grazie a tutti. Ragazzi, è stato un piacere. Vi auguro una buona giornata e un buon lavoro. Vediamo. Ci vediamo più tardi. Grande Raiden, top fenomeno. A più tardi stasera, 19. Ciao.